Quando ci siamo incontrati, ho riso quando hai detto di voler fuggire dall'Elisio. E adesso? Provo pietà per gli dèi che vogliono impedirtelo. Quindi cosa farai? Ho qualche preparativo di cui occuparmi per l'assalto finale al palazzo di Persefone. Intendo quando sarà tutto finito. Lascerò l'Elisio nelle mani della gente. Dopodiché andrò dritto verso l'Olimpo, tra le braccia del mio amore. Sembra meraviglioso. Sei stato un buon amico. Non mi aspettavo di trovarne uno qui. Torna da me prima dell'assalto finale. I ribelli sono quasi pronti a fare la loro mossa. Si è tornata e per avere delle risposte. Persefone. Cercavo Ecate. Non capisco a cosa potesse esserti utile, ma non importa. Sai qual è la parte più difficile della mia vita qui? Non lo so. È non sapere di chi fidarmi. Ecate è stata la mia più cara amica fin da quando mia madre, Demetra, la inviò a me. Ma dopo la storia dell'acqua dell'Ete, la tengo d'occhio molto da vicino. Ecate mi dice sempre dove va, ma non questa volta. Le mie spie mi dicono che sta per riemergere per un incontro segreto al complesso di Ifigenia. A quanto pare l'incontro non è più così segreto. È qui che entri in gioco tu. Spiala e riferiscimi cosa hai visto. Confido in te. Ti prego, non deludermi.
scoprire cosa trama Hecate. Non devo farmi vedere. Sono tutti allerta qua attorno. Eccola lì. Mi chiedevo quando saresti arrivato, Fabbro. Preferisco fabbricante di chiavi. La tua padronanza del linguaggio è immensa come sempre. Come tu possa restare così umile è un mistero. Sai perché sono qui, Hecate. Dobbiamo parlare del tuo nuovo amico, il custode. Non temere. Non ho detto ad Alexios della chiave per l'oltretomba che hai saggiamente camuffato da collare di Ro. Perché mai dovrei volere che corra dritto al palazzo di Persefone? Non si tratta di quello. So che avete passato molto tempo insieme, danneggiando Persefone.
Alexios ha danneggiato Persefone e non io. Almeno è questo che Persefone penserà quando avrò finito. Conosco bene la tua abilità di sussurrare all'orecchio di Persefone, ma qualsiasi storia tu intenda raccontarle non è la verità, giusto? Vuoi solo privarla del suo potere! Basta! Voglio delle risposte! Custode! Pochi umani sono in grado di cogliermi di sorpresa, ma ora la furtività non ti servirà a nulla, solo la velocità! Cazzo! Se raggiunge Persefone per prima, chissà che le dirà! E così era di te che non potevo fidarmi. Ecate mi ha detto tutto del tuo tradimento, inclusa l'intrusione nel mio santuario. Non sarei potuto entrare se Ecate non mi avesse dato la chiave. Ma tu sei entrato? Sì, per rubare un diario sulla porta dell'oltretomba. Tu sei l'unica ad avere la chiave. Alexios me l'ha rubata. Proprio come ha rubato l'ultima scorta d'acqua dell'Ete dalla grotta. So che siete entrambi coinvolti nella circolazione dell'acqua dell'Ete. Ma tu l'hai data a quella donna. Il punto è che ci sono stati problemi nell'Elisio da quando tu sei qui. Non è una coincidenza. Stai chiaramente cercando di detronizzare Persefone. Io avrò anche tramato contro Persefone, ma tu mi hai aiutato fin dal principio. Ecco, lo dici tu stesso. Vuoi detronizzarmi? Non puoi credere a queste menzogne. Un'oratrice si è unita ai delinquenti dell'eredità di Deucalione dopo essere stata aiutata da questo straniero. Un tempismo singolare. Non solo. Un raduno dei tuoi seguaci più devoti è stato appena preso di mira. Già, stanno tutti bene, ma nel vino è stato trovato dell'aconito. Il tuo fiore preferito, se non ricordo male. Stranamente, la mia ultima riserva mi è stata rubata un attimo prima della festa. Non sono stato io. Allora sarebbe una coincidenza che qualcuno che corrisponde alla tua descrizione sia stato visto fuggire dal simposio. Ora basta!
Ho ragione di sospettare che entrambi tramiate contro di me. Hecate è la mia più vecchia amica nell'oltretomba e per un certo periodo pensavo la più leale. Dammi una ragione per cui dovrei credere a te anziché a lei. Fa tutto parte del piano. Ma il tuo istinto aveva ragione, Persefone. Hecate è la traditrice. Non puoi credere alla parola di uno straniero contro la mia. Persefone. Hecate ha ragione. Sarei folle a credere alla tua parola contro la sua. L'Elisio ha cessato di essere un paradiso dal tuo arrivo. La tua presenza nel mio palazzo non è più gradita. Abbiamo saputo che i delinquenti dell'eredità di Deucalione si stanno muovendo. Non ora. È urgente, mia regina. Va bene. Penserò a voi più tardi. Dovevo aspettarmi che mi pugnalassi alle spalle. Non puoi tradire qualcuno a cui non hai mai mostrato lealtà. Le truppe di Adore dovrebbero essere abbastanza forti da sconfiggere. Devo informarlo. Ti ho fatto cercare ovunque, ma non avrei mai pensato di controllare la sala del trono di Persefone. Dovresti ringraziarmi. Persefone sa cosa stiamo facendo. È pronta a tutto. Ah, sì? Allora dobbiamo colpire e dobbiamo farlo ora. Per Afrodite. E per la tua libertà di aprire la porta di questo regno. Va bene, raduna le truppe. Si va in battaglia.